Buongiorno a tutti, sono Paolo Canevari di Personal Brewery e con questo filmato voglio farvi vedere come funziona questo densimetro. Si chiama Densito Pro ed è prodotto dalla Mettler Toledo. Allora, è un prodotto secondo me estremamente pratico da utilizzare, ma soprattutto estremamente preciso. Allora, facciamo proprio una prova sul campo perché in questo momento sto facendo una fatta per un cliente. E voglio andare a misurare il grado plato del mosto residuo dopo lo sparging. Quindi prendo un contenitore e vado a prelevare un po' di mosto. Allora, il vantaggio che mi dà uno strumento di questo tipo rispetto a un saccarometro tradizionale o un densimetro, è che ho bisogno di una quantità di campione estremamente bassa, perché lui come funziona? Funziona in questo modo. Allora, tramite una pompa posizionata come vedete qua dietro, quindi qua all'interno c'è un pistoncino, va ad aspirare il campione direttamente da questa cannuccia. Quindi aspira il campione riempie questa specie di diapason che è retroilluminato, dopodiché lui tramite la rifrazione va a fare una lettura. Lui è in grado ovviamente di andare a compensare la temperatura. Questo è un grosso vantaggio perché in poco tempo riesco ad avere la lettura. L'altro vantaggio enorme rispetto ovviamente al saccarometro è che è portatile e il prelievo lo faccio direttamente in loco. Quindi in questo caso qua, per praticità, io ho dovuto prelevare il campione, metterlo in questo contenitore per farvi vedere. In alternativa avrei potuto prendere lo strumento e andare a fare il prelievo direttamente nel luogo dove devo eseguirlo, e capite che in un birrificio questo è insomma un bel vantaggio. Per quanto riguarda le temperature, lui fa la compensazione, ovviamente ha un range entro il quale il produttore consiglia di non utilizzarlo, ovvero i 50 gradi, quindi riesce a compensare la temperatura fino ai 50 gradi, dopodiché si potrebbe rischiare anche di danneggiarlo. Allora, prendo il campione, introduco la cannuccia di prelievo. Ora mi avvicino perché voglio farvi vedere proprio dal monitor dello strumento come funziona. Allora, spero si veda bene. Allora, clicco su avvia. Lui mi chiederà l'ID del campione, in questo caso non mi interessa, ma avrei eventualmente potuto scrivere il nome del campione. In alternativa, per questo qua, questa versione qua che è il Densito Pro, avrei potuto anche fargli utilizzare il codice a barre che ho già posto sul campione. Ora non ci interessa, gli dico annulla. Lui adesso mi chiede immergere tubo nel campione e gli dico ok. Vedete sulla sinistra l'icona del cilindro di riempimento che sta andando verso l'alto. Ok, e ci dice misura in corso. Ora ci dà nell'immediato 2,3-2,4 gradi plato e la temperatura 49,2-49 in discesa. Ok? Ora lui non farà altro che andare a compensare questa temperatura una volta che si stabilizza e a darci il dato definitivo. Allora, la cosa bella dello strumento è che l'operazione è molto veloce, quindi introduco, do l'impulso, lui riempie in automatico la cella, dopodiché lo posso anche riporre. Ok? Una volta che lui finisce di fare la lettura, mi chiama. Allora, nel caso invece, come ben sapete, di un densimetro tradizionale, ad esempio il saccarometro, quindi in scala in gradi plato, l'operazione da fare sarebbe quella di riempire in questo caso il cilindro, operazione che adesso vado a fare. Eccolo qua. Quindi
quindi riempio il cilindro, il campione va assolutamente raffreddato, quindi il mio cilindro è un cilindro raffreddante, quindi ha una doppia camicia dove scorre dentro dell'acqua fredda, e vado a raffreddare il campione. Chiaramente per evitare che lo strumento venga danneggiato dalla temperatura troppo elevata, ricordiamoci che eravamo intorno ai 70 gradi più o meno all'atto del prelievo, vado quindi a raffreddarlo. Allora raffreddo e controllo chiaramente la temperatura che ho raggiunto prima di introdurre lo strumento. Prendo questo termometro e lo introduco e vado a fare la lettura. Ok, il cilindro è comunque molto efficiente, siamo già a 28 gradi. Allora, direi che 28 gradi è una temperatura che mi consente la lettura senza danneggiare lo strumento e vado ad introdurlo. Ecco, allora il saccarometro si è ormai diciamo stabilizzato, il densimetro, il Densito Pro, la lettura me l'ha già data da tempo, come vedete mi dà 2,6 gradi plato, ok? Quindi ci dà ancora la temperatura del campione, 36 gradi. Lui cosa ha fatto? Ha aspirato il campione, ha riempito la cella di lettura, ha continuato a leggere tramite la rifrazione della luce il campione. Quando ha capito che secondo i suoi parametri era stabile, ci ha dato il risultato. Allora, vedete la praticità d'uso rispetto al metodo tradizionale. Vediamo adesso se la lettura corrisponde, quindi è precisa rispetto al densimetro. Allora, cominciamo a dire che questo densimetro è tarato a 20 gradi centigradi, quindi andiamo un attimino a vedere la temperatura del campione. Siamo a 21,8, quindi posso dirvi che la lettura che faccio è di 2,5 gradi plato. Questo è un altro vantaggio, come notate, del densimetro, del Densito Pro rispetto al metodo tradizionale, dove sicuramente non posso generare errori di parallasse durante la lettura, e quindi qua vado a leggere un 2,5, e in più, siccome questo ha incorporato la lettura della temperatura, vedete che è 20 gradi, quindi non devo fare correzioni, ok? Quindi 2,5 gradi plato, e questo mi dice 2,6. Direi che ci siamo, ok? Lo strumento è preciso e sicuramente ha una facilità di lettura e di gestione sicuramente superiore rispetto al metodo tradizionale. Perfetto, ora vorrei cercare di farvi vedere meglio come funziona, anzi come si può impostare tutte le funzioni che ha navigando il suo menu. Allora, sicuramente una cosa molto importante è la gestione dei dati, rispetto ovviamente a un saccarometro tradizionale che non fa altro che fare una misurazione. Questo è un piccolo computer e quindi una volta che ha letto il dato lui lo registra al suo interno, quindi la prima cosa che è sicuramente apprezzabile è il fatto di non dover riportare e trascrivere subito il dato per paura di dimenticarselo, ma lui se lo va a registrare. E già ad esempio la lettura che abbiamo fatto prima, io basta che vado a cliccare
sul tasto risultati e me la vado a ritrovare. Quindi quella del 9-11, quindi la data di oggi alle 15-28, 2.6 gradi Plato. Quindi questo è sicuramente un bel vantaggio per chi deve sostenere tante misurazioni. Poi la cosa bella è che possiamo decidere di utilizzarlo con una procedura di lettura manuale oppure con una procedura guidata, ovvero se lo strumento viene utilizzato da più persone, magari diverse persone non proprio tutti i giorni hanno in mano questo strumento e quindi potrebbero eseguire ad esempio le operazioni di pulizia piuttosto che di lavaggio della cella con il campione in maniera non corretta e poter eventualmente fare in modo che lo strumento generi un errore. Allora, il Densito è molto evoluto e ci consente anche di impostarlo andando a creare una procedura che l'utente che utilizzerà lo strumento sarà obbligato a seguire, perché sarà una procedura guidata, ovvero lui dirà tutti i passaggi, anzi obbligherà ad eseguire tutti i passaggi che sono stati preimpostati, diciamo tra virgolette, dall'amministratore dello strumento. Allora, ora cerco di farvi vedere un po' quello che ci offre il menu avvicinandolo alla telecamera, sperando che si possa vedere bene. Mi metto in questa posizione. Allora, vedete che ok, allora innanzitutto abbiamo questi tre tasti, dove il primo ovviamente rappresenta il menu, i risultati, e l'avvio, che è il tasto per la conferma. Poi abbiamo questo joystick che ci consente di muoverci sempre all'interno di tutti i menu con grande disinvoltura, ad esempio se magari indosso dei guanti, come ovviamente è facile che accada, preferisco utilizzare questo mouse qua rispetto ai tasti. Comunque, detto ciò, io vi faccio vedere ad esempio la procedura che ho creato ad hoc per il nostro laboratorio. Infatti vedete che sopra qua viene riportato il nostro nome Persona Briori, perché praticamente sto lavorando con un metodo creato su misura. Allora, entro nel parametro menu e questi sono tutti i menu di primo livello che vado a trovare. Allora, in questo caso all'interno dei menu mi muovo con il cursore, quindi spostando la destra, questi qua sono tutti i risultati praticamente delle ultime letture che ho fatto, ok? Quindi poi posso fare torna indietro da questo tasto piuttosto che tornare indietro direttamente col cursore. Allora, i metodi invece, scendo. Ok, allora questa è la pagina che ci consente di creare dei metodi di lettura personalizzati. Allora, di default avevo guided e unguided, quindi diciamo un metodo libero in cui l'operatore si muoveva come voleva, e unguided, e guided invece con degli step obbligatori da fare. Allora, io entro nel nostro Personal Brewery e vi faccio vedere come l'ho impostato. Allora, metodo ID non è nient'altro che il nome. Inserisci ID campione. Allora, qua posso scegliere se, ad esempio, io ce l'ho variabile, però potrei chiedergli di andare su nessuno per non richiedere tutte le volte l'inserimento del nome del campione. Fisso, se ha sempre lo stesso nome. Variabile, come ce l'ho io, significa che tutte le volte io posso scegliere il nome. Oppure anche numerazione automatica, quindi lui darà tipo ad esempio un ID sequenziale ad ogni lettura che viene fatta. Io ho fatto variabile, poi torno indietro, ok, no, ok, niente, devo dargli nulla, ok. Vado su calcolo. Allora, calcolo non è nient'altro che il menu che dove noi andiamo a definire che cosa dobbiamo andare a leggere. Allora, vi ricordo che il Densito Pro
è uno strumento che non è nato esclusivamente per il settore brassicolo, ma lui è in grado di leggere la densità di un numero veramente enorme di prodotti liquidi, quindi potrebbe essere, che ne so, dei succhi di frutta, dell'olio, del petrolio, insomma tante cose diverse. Nel nostro caso abbiamo le categorie, entro nel menu categoria e vedete che ho tutte queste variabili qua. Allora, io ovviamente sono nel menu zucchero, perché a noi interessa leggere gli zuccheri, però vi posso dire che questo è uno strumento che ci consente anche di andare a leggere l'alcol. Allora, per alcol cosa intendo? Per alcol si intende non l'alcol presente nella nostra birra, ok? Quindi diciamo all'interno della birra, ma alcol che è stato estratto. Quindi se voglio conoscere il grado alcolico di un campione di birra, devo prima distillarlo e una volta che ho io il campione, che ho ottenuto il campione, lo vado a leggere con lo strumento. Quindi lui deve prelevare esclusivamente alcol. In questo caso qua non ci interessa. E andiamo ad impostare zucchero come abbiamo visto. Diamo ok, posso dire in che scala, quindi sia plato che Brix, nel nostro caso plato, gli do ok. I limiti dei risultati direi che non è un parametro che a noi interessa. Ok, ecco, e questo è l'altro parametro che secondo me è molto interessante, ovvero il flusso di lavoro. E qua posso dirgli se fare, se diciamo settare dei parametri da rendere obbligatori per l'utente oppure no. Come vi dicevo prima, se è un prodotto che viene utilizzato da più persone e magari non tutte lo usano spesso, secondo me è estremamente consigliabile impostare un flusso di lavoro guidato. Allora, nel nostro caso, dove l'ho impostato come guidato, entro nel menu. E in questo caso vedete che ho nominato il metodo, quindi personal brewery, inseriscili di campione, ho scelto di renderlo variabile, quindi tutte le volte posso andare a nominare il campione. Vi ricordo che per nominare il campione posso farlo sia dalla tastiera, poi dopo lo vedremo, ma posso anche andare ad acquisire il dato del campione tramite il lettore del codice a barre che si trova qua sopra. Ok, torno indietro, calcolo, io gli ho detto che la lettura la voglio in gradi plato, torno indietro, flusso di lavoro guidato. Allora, ok, ok, indietro, allora, aspettate che mi sono perso. Se entro nel menu di regolazione, in questo caso qua non ci interessa, allora impostazioni. Ok, da questo menu qua invece posso andare ad impostare eventuali utilizzo di stampanti, di RFID, di codici a barre, la data, l'ora, lingua, eccetera. La luminosità dello schermo, eccetera. Ok, allora direi a questo punto che posso farvi vedere cosa succede quando ho impostato un metodo di lavoro guidato. Allora, vedete che lo strumento è settato per, diciamo, ricevere il campione e io andrò praticamente ad inserire la cannuccia all'interno del nostro campione e gli darò avvio. Quindi il campione me lo sono già preparato qua. Ok, allora, quello che succede qual è? È che in questo momento qua lui mi dice svuotare la cella nel becker dei rifiuti. Perché? Perché praticamente lui ha notato che la cella conteneva già un liquido che probabilmente era quello della lettura precedente. Quindi se io fossi stato un utente distratto, come lo sono stato questa volta qua, lui me lo ricorda. Quindi gli do l'ok, prendo un altro contenitore.
Quindi OK sullo schermo e tramite questo pulsante vedete sulla sinistra l'iconcina che praticamente va a vuotare la cella di lettura. Ok? Do avvio. Ecco, siccome l'impostazione guidata in questo caso qua richiedeva di inserire tutte le volte l'ID del campione, praticamente lui me lo sta proponendo. In questo caso o io vado a scrivere sulla tastiera oppure clicco codice barre. Mettendo codice barre attivo il lettore. Gli do annulla perché in questo caso non mi interessa. Dopodiché lui mi dà lo step successivo, immergere tubo nel campione. Prendo il campione, lo immergo, ok, così, gli do l'ok e lui comincia a riempire. Ok, misura in corso, dal plato immediato che ancora deve essere compensato, vedete temperatura 30,5 in discesa. A questo punto attendo che la misura sia conclusa. Vi faccio anche vedere che se ruotate lo strumento, lui ruota lo schermo. Allora, la misura l'ha fatta, avete visto che ci è voluto pochissimo tempo, 2,6 gradi plato, che corrisponde ancora con la lettura che abbiamo fatto poco tempo fa. Quindi vedete che la precisione è veramente elevata. Allora, fatta la lettura, io do l'ok. Vedete che adesso, sempre come procedura guidata, lui mi dice svuotare soluzione in scarico. Gli do l'ok, metto sotto un contenitore. Svuotamento 1/1. Allora, anche in questo caso qua, io posso dirgli, impostando una procedura guidata, di eseguire lo svuotamento più volte. Questo vale sia per la pulizia della cella sia per lo riempimento. Quindi nella mia procedura guidata posso creare diciamo posso creare appunto degli step dove gli vado a dire prima di andare a fare la lettura riempi la cella, sciacqua la cella con il campione per 2 volte. Quando hai terminato di fare la lettura, sciacqui la cella di lettura per almeno 2 volte. In questo caso qua c'era una volta sola. E adesso nuovamente lo strumento è pronto per accogliere la lettura successiva. Allora, che dirvi? Io secondo me è un ottimo strumento, è estremamente pratico. Ovviamente i dati poi possono essere scaricati tramite un'applicazione, scaricati e gestiti su PC. Ha la porta, ha uno strumento ricaricabile. La ricarica la posso fare da qua sopra, che se non sbaglio è un attacco tipo USB tipo C, mentre sotto qua ho l'USB standard per collegare stampanti o PC. È uno strumento secondo me eccezionale, ha una praticità incredibile, una precisione, avete visto anche voi che è eccezionale, questo in ambito diciamo brassicolo è fondamentale perché poi sul plato ci paghiamo le accise. E che dire, se siete interessati al prodotto, questo è un densimetro che è commercializzato in Italia dalla ditta Sacco. E concludo ringraziando Paolo Berardinetti che mi ha dato la possibilità di provarlo e devo dire che è uno strumento, insomma, molto molto interessante. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo per il prossimo video. Ciao!